fatti in cambio di tangenti a politici locali e funzionari pubblici. A favore di politici e dopo le dimissioni del sindaco, coinvolto in un'inchiesta su un presunto giro di tangenti, il 2008 portò all'arresto del presidente della regione. Corruzione politica. Ai domiciliari invece sono finite 6 persone tra funzionari del comune. Spegni la cattiva politica. Diamoci del noi. Io credo, quando sono entrato 5 anni fa a fare il presidente di Confcommercio e iniziavo a ragionare di diversità, mi prendevano per pazzo. Quindi ragionavo, tenete presente che in regione, in provincia c'era una consulta dello sviluppo e c'era soltanto parte di un mondo, che era il mondo industriale, sindacati, per il resto non c'era nulla. Quindi immaginate un territorio come il nostro che vive di agricoltura, di turismo, dovrebbe vivere di mare, si ragionava solo ed esclusivamente di industria. Un modello per tante ragioni fallito, perché è venuto meno il modello di sviluppo del nostro territorio. E quando spesso mi chiedono, Presidente, da dove ripartiamo, dobbiamo ripartire dal territorio. Credo che non vi sia alternativa di sviluppo, per quanto ci riguarda, che non ripartire dal territorio. Quindi quando ragionavo di diverso ero il marziano che discuteva di uno sviluppo di filoni diversi di questo nostro bellissimo territorio. Bisogna crederci, Gianni diceva la democrazia partecipata che viene dal basso, che discute. Io ho sempre pensato una cosa, che noi dobbiamo pensare al nostro territorio e ai nostri giovani, Gianni, perché abbiamo un dovere morale di pensare ai nostri giovani. Noi per certi versi, io già inizio ad avere qualche anno, un po' di disastri li abbiamo lasciati a questi ragazzi. Quindi dobbiamo renderci conto della consapevolezza che dobbiamo riprenderci in mano il nostro territorio con chi ci sta, con chi vuole bene, con chi ha in animo di mettere in campo uno sviluppo economico, ecocompatibile, che vada nella direzione del mare, che vada nella direzione dell'agroalimentare, i comparti importanti, perché non ne usciamo fuori. Noi dobbiamo essere consapevoli che non ne usciamo fuori perché un modello di sviluppo industriale è fallito, non siamo stati neanche capaci di creare degli indotti intorno perché si riuscisse anche a sviluppare il territorio in modo industriale, quindi un modello è fallito. Oggi bisogna mettere in campo modelli diversi, però bisogna che ci sia gente capace di interpretare un cambiamento del nostro territorio, perché questa è la vera chiave di lettura. C'è tanta gente che usa il concetto dell'io, quindi che cosa c'è per me, non mi muovo se non c'è qualcosa per me, non faccio nulla se non c'è per me. Allora questo modello prima lo mettiamo da parte e meglio è. Prima iniziamo ad avere una responsabilità guardando i nostri figli e mettendoci in campo tutti in discussione, tutti, dal primo all'ultimo, perché questo territorio è un territorio bellissimo, noi non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Antonio diceva che le persone che si aggrappano a un albero di ulivo, che per noi è quotidianità, piangono. Poi non abbiamo neanche la contezza di quale ricchezza noi abbiamo nel nostro territorio e non abbiamo la capacità di comprenderne quale e la parte importante di legame a questo territorio che possa essere quel volano che ci possa rimettere in discussione e uno sviluppo importante del nostro territorio. Qui, da qui dobbiamo ripartire, dobbiamo iniziare a non far sconti più a nessuno. Questa è la chiave di lettura. Non possiamo permetterci che nessuno ci deturpi più di quello che ormai ha fatto il nostro territorio, perché è un territorio che merita rispetto. Io racconto l'episodio circa 20 anni, 25 anni fa, quando non eravamo capaci neanche di fare la produzione del vino, cioè il nostro vino veniva preso, portato, caricato sulle navi, portato in Francia, tagliato, imbottigliato, riportato qui, lo pagavamo 3 volte, 4 volte. Per fortuna in questi 20 anni di grandi passi in avanti li abbiamo fatti, la gente è cresciuta, ha iniziato a comprendere che quello è un valore, la filiera è un valore aggiunto per il nostro territorio.
quindi anche all'azione dei GAL che hanno messo in campo delle risorse per lo sviluppo del comparto agroalimentare, agroturistico e di uno sviluppo che ormai con il commercio, dico sempre, il turismo ormai si intersecano. Io stasera, oggi pomeriggio, facevo una riunione con gli amici del mondo agricolo e dicevo ormai siamo due mondi che vanno insieme, perché sono due mondi che devono proporre e promuovere il nostro territorio, ma devono essere capaci di fare in modo che chi ha delle responsabilità politiche mette in campo una visione di insieme e di sviluppo del nostro territorio, Gianni, perché se non partiamo da questo, se non partiamo da una responsabilità oggettiva che per anni questo territorio ha subito e ancora subisce per certi versi, perché non si va da nessuna parte se non ammettiamo programmazioni, se noi non partiamo con la programmazione di un territorio, dove vuole andare, qual è lo sviluppo che vuole dare, quali sono le cose, e mettendo da parte l'egoismo personale di qualcuno, perché questa è la verità, signori, questa è la verità del nostro territorio, dobbiamo dirci le cose come stanno, perché se no ci giriamo intorno e non cresciamo. Allora bisogna che qualcuno la smetta di pensare al particolare, ma pensi più al territorio e pensi ai nostri ragazzi che sono il futuro di questo nostro territorio. Quindi noi non possiamo e non dobbiamo fare sconti a nessuno. Grazie.